Ciao a tutti, Luca Viscardi. Siamo qui con un altro prodotto della SBS. Come vedete dal video, si tratta di una custodia con chiusura libro in ecopelle per Samsung Galaxy S3. Quindi vediamo che questa casa, se avete dato un'occhiata magari sul loro sito web, sta effettivamente andando a produrre parecchie custodie specifiche per smartphone usciti recentemente, non solo Samsung, ma anche di altre marche, come ad esempio Sony, come ad esempio Nokia, quindi anche vari modelli della serie Lumia sono coperti da appunto design specifici per il modello, non solo da custodie universali che sono ovviamente più di facile reperibilità sul mercato, che sono di per sé magari di valore percepito inferiore, magari meno anche preferite, in quanto ovviamente l'utente preferisce avere una cover personalizzata, una cover specifica per forme, dimensioni, tasti del proprio smartphone. Per quanto riguarda questo prodotto, quindi andiamo adesso ad aprirlo, a vederlo più nel dettaglio. Vediamo che davanti abbiamo quindi la classica finestra trasparente che ci permette di vedere la custodia internamente, e di qua la parte anteriore della scatola. Vediamo che è presente appunto la descrizione che si tratta di una custodia con chiusura a libro e in ecopelle. Andiamo a aprire la confezione. Estraiamo la custodia, che come vedete è ben racchiusa in un'ulteriore protezione molto rigida in plastica, quindi è anche sigillata termicamente, quindi totalmente sigillata, direi assolutamente molto protetta per eventuali urti o addirittura anche nel caso venisse a contatto con la confezione con dell'umidità, si va a proteggere la custodia internamente da questo tipo di eventuali danni. Andiamo quindi ad aprire questa confezione, vediamo di incidere, si sa che sono sempre estremamente dure queste confezioni presso fuse. Vediamo di aprirla senza, ecco, ok, quindi questa è la confezione, questa è la custodia. Vediamo che questa è la parte sul retro, ha l'apertura ed è ovviamente magnetica, molto direi con una calamita anche abbastanza potente per evitare che magari uno la chiude in maniera non proprio appropriata e non va a chiudersi in realtà. Questo è l'interno, dove vediamo che c'è questa custodia internamente in plastica, diciamo, però comunque molto rigida e molto resistente, che ha chiaramente adeguata sagoma per il Samsung Galaxy S3, con l'apertura laterale in questo punto. Per tasti e connessioni per quanto riguarda le prese micro USB e quant'altro, e sul retro i tre fori per quanto riguarda flash e fotocamera. Quindi va a chiudersi in questo modo. Vediamo che sopra e sotto resta comunque accessibile, è proprio completamente aperta, resta quindi accessibile nonostante sia protetta, in quanto il telefono non può uscire perché comunque ha i bordi che vanno ad impedire la fuoriuscita dello smartphone dalla cover stessa. Anche in caso quindi di caduta, ha una protezione ampia sia sotto che sopra prima di poter andare a scontrare lo smartphone. Quindi assolutamente molto valida. Per quanto riguarda la forma, vediamo che ha questa piegatura al centro, che sicuramente può essere utilizzata in vari modi, o ad esempio così per avere già un posizionamento leggermente inclinato verso l'utilizzatore. Comunque sia, è davvero un prodotto molto bello. Anche al tatto questa similpelle effettivamente fa risultare veramente una buona impressione. Direi quindi che l'impressione primaria sul prodotto è veramente buona. Adesso andremo poi a fare, oltre alla galleria fotografica, anche un'analisi più specifica su questo prodotto, andandolo a utilizzare proprio con l'S3. Per ora, per questa breve recensione di unboxing, è tutto. Un saluto da Luca Viscardi.